Un cordiale saluto da Luigi Brecciaroli e benvenuti nel nostro appuntamento di newsmarket.it. Le notizie dall'Italia, dal mondo, ma soprattutto dalla nostra regione in un click. Partiamo direttamente con le notizie più importanti a livello nazionale. Tour europeo del Premier Monti dopo Helsinki, Madrid, il pressing di Obama che chiama il Premier. Yemen, rapitori del carabiniere, sta bene, sarà libero entro 2 giorni. India, l'elettricità del tutto ripristinata dopo un mega blackout, il governo accusa i 4 stati del nord per eccesso di domanda. Spaccio vicino alle scuole, arresti in Puglia, tra gli acquirenti numerosi minorenni. Olimpiadi, le azzurre del beach volley vincono contro le britanniche e sfidano il Canada. E ora le notizie più importanti a livello regionale. Alluvione del marzo 2011, il presidente della regione Marche spacca, mancano ancora 25 milioni dalla protezione civile. 48 incendi di bosco in 7 mesi, la Coldiretti, tra le cause l'abbandono delle aree rurali. Edilizia, il collegio dei costruttori di Ancona, no ai massimi ribassi, le scelte dell'ERAP minano la solidità delle imprese. Carceri, nelle Marche in arrivo, 45 agenti di custodia. Questa è la sintesi delle notizie più importanti nazionali e regionali. Ora entriamo subito in profondità sul territorio. Ci colleghiamo con la nostra redazione di Ancona, Isabella Grifalconi. Buongiorno. Lodolini, Perilli ed io abbiamo lavorato in perfetta armonia, lo ha detto il segretario del PD Marche, Palmiro Ucchielli, ieri a presa diretta. Se non abbiamo i numeri andremo a votare, ha concluso Ucchielli. Da quando si è insediata la giunta Gramillano, Ancona è una città morta, ha attaccato invece Lidio Rocchi del PSI. Continua la protesta dei lavoratori di Auchan di Ancona che rischiano il posto. Silena Soleggiati, segretaria Fisascat CISL. I 57 esuberi full time sono troppi. Ancona dovrebbe ripensare al commercio. È tutto, la linea torna allo studio. Da Ancona alla redazione di Fermo Ascoli Piceno, Ilenia Tozzi. Buona giornata e grazie per la linea. I carabinieri di Fermo negli ultimi 5 giorni hanno ritirato ben 7 patenti per guida sotto l'influenza di sostanze alcoliche e stupefacenti. E poi 20 nuove imprese giovanili saranno avviate nell'arco di un biennio all'interno del centro per l'insediamento e l'incubazione di imprese di Villa Tofani ad Ascoli Piceno. Lo prevede un protocollo d'intesa che verrà firmato tra Regione Marche e Provincia di Ascoli. Grazie per la linea. Grazie Ilenia. A questo punto ci colleghiamo con la redazione di Pesaro, Gabriele Grasso. Grazie per la linea. Sindacati di CGL, CISL e UIL incalzano le amministrazioni comunali della provincia di Pesaro e Urbino nella lotta all'evasione fiscale, chiedono più incisività, è ciò che è emerso dal confronto con gli enti locali del territorio. Aderiscono allo sciopero del 3 agosto i concessionari di spiagge della provincia di Pesaro e Urbino per dire no alle aste dell'Unione Europea e contro l'immobilismo del governo. Venerdì ombrelloni chiusi in spiaggia fino alle 11 di mattina, saranno comunque regolarmente garantiti i servizi di salvataggio. È tutto da Pesaro, vi restituisco la linea. Grazie Gabriele, la direttiva Bolkestein fa veramente molto discutere, soprattutto i nostri bagnini del territorio adriatico che appunto, come ha detto Gabriele, ha anticipato, serreranno gli ombrelloni perché faranno uno sciopero. Parliamo ora di Macerata, lo facciamo con Alessandro Ranieri. Buongiorno da Macerata, via libera agli interventi di sistemazione idraulica sui fiumi Potenza e Chienti con la firma in Regione Marche dell'assessore alla difesa del suolo Paolo Eusebi, le opere sui corsi d'acqua saranno possibili entro brevissimo tempo. Passi avanti nelle Marche per la tutela dal dissesto idrogeologico, ha detto l'assessore. Invece, per quanto riguarda gli appuntamenti culturali, ultima tappa di Lunaria, la rassegna recanatese di Musicultura Festival, questa sera appunto a Recanati alle ore 21. Grazie Alessandro, chiudiamo il nostro giro con Senigallia, Alberto Olivieri. Buongiorno a tutti quanti voi. A fronte di difficoltà per quel che concerne i bacini idrici, il sindaco di Serra dei Conti, Arduino Tassi, ha adottato un'ordinanza limitativa dei consumi di acqua sul territorio comunale.
Le famiglie dei disabili sono state invitate dal sindaco di Senigallia Mangialardi giovedì 2 agosto alle 16 presso la sala consiliare per discutere sui tagli dell'assistenza. Maggiori notizie e approfondimenti sul sito radiovelluto.it. Buona giornata. Grazie Alberto, parliamo di previsioni del tempo, prima c'è un altro servizio, parliamo di politica e parliamo delle nuove proposte nell'ambito della politica, se ne è parlato in un appuntamento importante e abbiamo realizzato un servizio, ascoltiamolo. La crisi economica, la disoccupazione e il caldo sono tante le questioni che occupano il presente degli italiani. Tra di esse ce n'è una molto importante ma che rischia di rimanere un po' in sordina, complici anche i molti problemi che affliggono il Paese. La riforma della legge elettorale, promessa dal Parlamento alcuni mesi fa. Su questo tema si è svolto a Numana un incontro con l'onorevole Pino Pisicchi, organizzato dal consigliere regionale Dino Latini, che abbiamo intervistato. Il momento che viviamo è sentito anche come un passaggio di una riforma che possa consentire appunto a tutti i cittadini di essere protagonisti attraverso la scelta del proprio parlamentare, e siccome diciamo la riforma elettorale principe è quella che tocca i due rami del Parlamento, la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, modificarla è assolutamente un obbligo. L'onorevole Pisicchio da tempo si batte in Parlamento per una riforma della legge elettorale che, ci assicura, si farà entro tempi brevi. La riforma si farà per tempo, si farà probabilmente nel mese di ottobre per andare al voto poi nel mese di marzo o di aprile del prossimo anno, così come previsto dalla tempistica istituzionale. Al di là dei dettagli tecnici, che pure sono importanti, ha detto Pisicchio ai nostri microfoni, la nuova legge elettorale deve garantire ai cittadini la scelta del rappresentante, una buona tenuta del governo e deve rendere trasparente e facilmente verificabile il programma di chi sarà al governo. Speriamo che ci siano dei forti cambiamenti, la gente lo chiede, lo vuole. Guardiamo ora le previsioni del tempo nella nostra regione. Ecco qua l'animazione, cielo sereno, poco nuvoloso per la giornata di oggi, precipitazioni assenti, temperature in lieve aumento con una forbice che va dai 19 ai 31 gradi, venti a regime di brezza che localmente potrà essere di moderata intensità, mare poco mosso, fenomeni particolari nessuno. Ecco qua la forcella delle temperature, come al solito nella provincia di Ascoli Piceno lo sbalzo termico più importante perché non c'è il mare che mitiga. Con questo noi chiudiamo il nostro incontro di oggi. Luigi Bracciaroli vi ringrazia e vi saluta, ringrazio la nostra redazione giornalistica e vi do appuntamento qui per la prossima edizione.